abbiamo raggiunto l'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, precisamente la piazza Ristoro, dove iniziano ad arrivare i protagonisti di queste giornate, ossia i nostri amici a quattro zampe. Nel frattempo, anche se indaffaratissimi, siamo riusciti a bloccare Francesco ed Erika, che sono gli organizzatori di questa due giorni e che ci spiegheranno un po' le linee guida e quello che si terrà appunto in questi due giorni dedicati ai nostri amici. Buongiorno Erika. Buongiorno a tutti, siamo Erika e Francesco del negozio Animalandia di Taranto. Abbiamo organizzato questi due giorni all'insegna del benessere dei nostri amici animali. Coltiviamo da tempo questa passione e quindi abbiamo deciso di dedicare un po' di tempo a loro. Queste due giornate abbiamo organizzato all'interno della galleria della Mongolfiera di Taranto una ventina di stand appunto dedicati agli animali e dove si può acquistare e trovare anche tante cosette particolari. L'evento prevede anche una giornata, una sfilata per i nostri amici a quattro zampe e una toelettatura che si occuperà della spazzolata per i cani e l'educatore che farà una dimostrazione gratuita. Insomma, una giornata veramente ricca e dedicata interamente. Allora Francesco, andiamo a dire un po' come si può partecipare a questi tipi di eventi, nello specifico l'iscrizione, dove è potuta avvenire? Buongiorno a tutti, l'iscrizione l'abbiamo raccolta in tutte queste settimane al nostro punto, al negozio, ma ci si potrà anche iscrivere qui nella giornata prima della sfilata. Ricordo che ci sarà anche un book fotografico per chi vuole partecipare alla sfilata. C'è una cosa molto particolare, non verrà assegnato soltanto il premio, il solito premio al cane più bello, ma ci sono più categorie simpatiche, tra cui anche addirittura il cane che più assomiglia al padrone. È una delle più simpatiche, sì, perché alla fine è un modo di stare tutti insieme, quindi è giusto per chi ama appunto gli animali, i cani, saranno giornate per chi ama veramente, no, stare in compagnia di loro, quindi era un modo simpatico per stare insieme.